Roberto Vecchioni nel Salento, qui a Zollino per le prove, per il concertone della Notte della Taranta che la vedrà ospite sul palco di Melpignano il 23 agosto. Un evento che ormai è conosciuto in tutta Italia e che avvicina soprattutto le nuove generazioni a quelle che sono le radici musicali di questo territorio. Ecco, lei come ha accolto questo invito? Una felicità immensa, vorrei anche vedere, perché queste sono le radici del vero sentire italiano della canzone, popolare, regionale, ma molto più che regionale. Ho scelto due pezzi che parlano di lavoro, che parlano di prigionia, che parlano di vessazione degli uomini, di paura delle cose, che poi è sempre stato il mio itinerario sociale, politico, quindi un grande piacere. Ma poi, figurarsi, per me il Salento è la seconda patria, perché è una terra meravigliosa, è unica, è fantastica, è bella in tutto. E poi mantiene le sue tradizioni, sa valorizzarle, è bello questo. Abbiamo sentito le prese con il Grico Salentino. No, anche col Salentino in generale, non è facile prendere una responsabilità di cantare una canzone, delle canzoni di Salentino, non è facile assolutamente. E col Grico, vabbè, qualche assomiglianza al mio Grico antico ce l'ha, ma è comunque difficile anche quello. Chi siamo noi a guadagnare? Guadagniamo? Qui non c'è, senza guadagnare. Qui non c'è. Lascio guadagnare? No, non va. Non funziona se lascio guadagnare, ti perdi il tempo. Guadagniamo. La Notte della Taranta, adesso non lo scopro io né voi, è un fenomeno internazionale, quindi un fenomeno unico nella storia della canzone popolare. È una cosa meravigliosa che ci sia la partecipazione con Sacchi a Pero, eccetera, una specie di ripristino continuo di avvenimenti degli anni 70 in cui i ragazzi andavano in giro per il mondo a sentire la musica bella. Una nuova versione di Samarcanda? Ah no, la proviamo adesso, ma non so, cioè, ci sono le parole in grecia, salentino in grecia, che ho tentato di capire perché non riesco a capirle benissimo, però spero che venga bene, ho 3-4 giorni per prepararmi, quindi mi preparerò al massimo delle possibilità. Perché va bene che ci sono tutti i turisti e gente che non capisce un cavolo di Salentino, però questo, come diceva un grande filosofo, il premio a me stesso, non a quelli che vengono e non capiscono niente. Molti capiranno, molti no, ma se io riesco a parlare pugliese veramente benino, sono felice.